Che cosa ci fa ridurre la nostra partecipazione alla vita? Abbandonare un buon lavoro che ci piaceva? Frank, ti prego di ripensarci, per favore. O lasciar perdere le passioni che significavano così tanto per noi? E perché in tali circostanze proviamo una perdita di integrità e rispetto di sé? Beh, queste cose non succedono per caso. Mi licenzio! In Scientology si è scoperto che esiste un effettivo meccanismo che fa ritirare le persone dagli altri o dalle proprie carriere, dai propri gruppi e persino dai propri sogni. Vedete, in Scientology si è scoperto che l'uomo è fondamentalmente buono. Le intenzioni fondamentali nei confronti di se stesso e degli altri sono buone. E tutti noi cerchiamo di sopravvivere meglio che possiamo. Perciò, quando ci si riunisce per formare un gruppo, si crea una serie di accordi per definire la condotta appropriata. Dammi le chiavi. Tranquilla, sto benissimo. No, dammi le chiavi. Quel che è giusto, sbagliato, morale e immorale. Ti ringrazio per questo. Questi codici di condotta, questi codici morali, esistono per garantire la sopravvivenza del gruppo. Prendetevela con calma. Ciao. Non importa se si tratta di un gruppo di due persone, come soci di lavoro. Appare fatto allora. Ottimo. O del gruppo che forma la ditta in cui lavorate. Jack ha effettuato la vendita e quindi si merita lui la provvigione. O la famiglia con cui vivete. Ehi, ciao. Come va la partita? Hai finito i compiti? No. Che si tratti di due amici o di una nazione, tutti i gruppi, per quanto piccoli o grandi che siano, sviluppano il proprio codice morale a cui i loro membri aderiscono. Grazie molto. Che sia stato messo per iscritto o meno. L'aiuta ad attraversare la strada? Questa morale contribuisce al buon andamento e all'armonia del gruppo o della società. Bene. Grazie, grazie di cuore. I problemi hanno inizio quando una persona poi viola questi accordi. Perfetto, ottimo. Quando qualcuno commette un atto dannoso contrario al codice morale a cui è aderito, questo viene chiamato atto overt. La spia russa continua ad accendersi. Un overt è qualcosa che avete fatto e non avreste dovuto fare. Accidenti, siamo messi male. Mi sa che bisognerà rifare il motore. O qualcosa che non avete fatto e che avreste dovuto fare secondo il codice morale. Di proposito o meno. È ciò che avete fatto che non vorreste che capitasse a voi. E tali atti distruttivi non devono necessariamente essere di notevole entità. Possono essere qualcosa di semplice come far tardi. Sei di nuovo in ritardo. O non eseguire un lavoro in modo professionale. E adesso fai anche male ai compagni di squadra. E o no una partita di calcio. Vai nello spogliatoio. Danneggiare apparecchiature. O nascondere cose al capo. Non c'è bisogno di essere impegnati nell'assoluta distruzione del gruppo per commettere azioni dannose. Quando una persona commette un overt contro qualcuno, spesso pensa di non poterlo comunicare per paura delle conseguenze. Così se lo tiene per sé, lo trattiene. Spero che sia delicato con quei calici di cristallo. Sa, erano di mia nonna. Certo, signora, impacchettati così saranno sani e salvi. Un withhold, dall'inglese trattenere, è un atto overt che una persona ha commesso e di cui non parla. Ma trattenendo l'overt, succede qualcosa di interessante. Buongiorno, Beverly. Buongiorno. Non si è più in comunicazione con la persona o le cose che in una certa misura si è danneggiato. Ehi, Moe, ti va di entrare e darle le carte che io chiudo il camion? No, fallo tu. Ne ho abbastanza di lei per oggi. Quando una persona ha commesso un atto overt e poi lo nasconde, viene spinta a servirsi di un meccanismo con il quale cerca di minimizzare l'overt giustificandolo. Ehi, Moe, è la signora Smith. Hai rotto per caso uno dei suoi calici di cristallo? Il calice era così vecchio che probabilmente era già ingrinato. La giustificazione è il tentativo di spiegare perché un overt non era veramente tale. Ha detto che era proprio di valore. Cosa? È matta quella lì. Tra l'altro ne aveva un mucchio. Erano pieni di polveri, mai usati. Non sarà mica la fine del mondo. Lo si fa di solito trovando difetti nella persona cosa che Buongiorno. È stata danneggiata. Oh, salve.
sai una cosa, io non mi fido di lui. Non ti sembra un tipo sospetto? Non ti pare strano che sia sempre così gentile? Vengono sminuiti al fine di sminuire Lovert. Frank, non puoi andartene. I ragazzi ti adorano, Frank. Questi ragazzi non amano né me né nessun altro insegnante, Bill. Non facciamoci illusioni. Non vogliono imparare. Nessuno di loro vuole imparare. Sono impossibili. No, non ne posso più. Quando sentite qualcuno esprimere critiche eccessive nei confronti di un altro, si tratta molto probabilmente di qualcuno che ha commesso un overt contro la persona criticata. Mo, non vai a lavorare oggi? Una vecchia megera dice che io le ho rotto il calice di sua nonna. E invece di appoggiarmi, quel beota di Charlie sta dalla sua parte e dice che devo pagarlo io. Non posso più lavorare con gente così stupida. E alla fine, ai loro occhi, questo... Ciao, Charlie. ...giustificherà il loro allontanamento. E Charlie vuole sapere se vai a lavorare oggi. Digli che... mi licenzio! L'uomo è fondamentalmente buono, a tal punto che quando si rende conto di rappresentare un pericolo per persone e cose e di danneggiarle, cerca di ridurre al minimo il proprio potere. Vuole trattenersi dal fare ancora più male a qualcuno o qualcosa. Così se ne va. Ecco perché una persona che ha overt e withhold smette di comunicare con le persone e si ritira dalle aree in cui era abitualmente attiva. Questo spiega anche perché molte relazioni si sgretolano. Caro, ci mancano un'altra volta i soldi per la rata. Sei andato a giocare di nuovo? Ehi, io lavoro per mantenere la famiglia, in modo che ci sia un tetto sopra la nostra testa, cibo sulla tavola e vestiti addosso a te. E allora perché continui a tormentarmi? Quando qualcuno accumula un certo numero di overt e withhold contro il proprio coniuge, ne diventa critico. Sei tu! Non fai che brontolare ed è sempre la solita menata! Ecco perché me ne vado! Ecco perché me ne vado di casa, per non averti più tra i piedi! E una volta che ha fatto di sé una vittima, penserà che il suo abbandono è giustificato. Dai, non c'è bisogno di fare così, sistemeremo le cose! So che possiamo sistemare le cose! Non abbiamo più niente da sistemare! Finora non è esistita una via di uscita da questo fatale meccanismo. Ma il rimpianto del passato non deve continuare ad allontanarvi da una partecipazione attiva nel presente. Scientology dispone di una precisa tecnologia che consente a una persona di liberarsi dagli effetti delle cattive azioni commesse in passato e alleviare la sofferenza causata da tali trasgressioni. Con questi strumenti potete aiutare voi stessi e chi vi sta vicino a sentirsi di nuovo parte del gruppo. Grazie, buon lavoro. D'accordo. Occuparsi di overt e withhold con Scientology ripristina il rispetto di sé. Chiedo scusa. E vi permette di riconquistare la fiducia e l'amicizia degli altri. E cominciare di nuovo a vivere liberamente. E quella è la chiave per una felicità duratura.